La mia storia con ISOP inizia a ottobre, fino a ottobre vado ad un congresso a Rimini con diciamo tutta la troupe, l'equipe lavorativa, e a questo congresso di audioprotesisti la sera decidiamo di andare a cena, a fare una seratina un po' diversa, andiamo a San Marino dove c'è un casinò, un piccolo casinò, e per buttare qualche fish così alla roulette, blackjack. E come arriviamo invece vediamo tutta una cartellonistica che pubblicizzava il fatto che c'era un torneo ISOP e c'erano i vari campioni italiani degli anni precedenti. Visto che per hobby a me piace giocare, mi iscrivo a questo torneo e così poi anche a sorpresa vado a premio. Che succede? Che mi arrivano delle newsletter, perché ovviamente quando ti iscrivi a questi tornei dai le tue generalità, e nelle newsletter mi avvisa ISOP che a dicembre ci sarà un nuovo evento. Praticamente se vuoi coronare il sogno di qualsiasi giocatore di venire a Las Vegas, hai l'opportunità, vincendo quel torneo, di aggiudicarti una maglia. E eccomi qua. Con l'Italia Poker Team a Las Vegas, questo sogno praticamente è una realtà tangibile, perché abbiamo una stanza, una suite al Rio, abbiamo 3 piscine, idromassaggio, ci sono la roulette panoramica più alta del mondo. L'altro giorno siamo andati a cena all'ultimo piano e c'è tutta Las Vegas sotto, cioè è una cosa spettacolare, non ci sono parole. Bisogna partecipare ai tornei dell'Italia Poker Team e se ce la si fa l'anno prossimo io risto qui di nuovo. Quindi come obiettivo per l'anno prossimo è sicuramente cercare di riaggiudicarmi questa maglia, questa volta cercando di essere meno fortunoso e con un solo evento, ma di farne proprio più di qualcuno, perché anche le strutture, ho visto che qualcosa di veramente bello. Voglio salutare in special modo mio fratello, che mi permette di partecipare a questi eventi in quanto mi può sostituire nel lavoro. Mia moglie, che anche lei appoggia questa mia passione, e quindi spesso il sabato e la domenica sono impegnato nei tornei, e i figli, che quelli sono il motivo della mia vita.